Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Impressioni a letto, una delle rubriche con le inquadrature e le luci più brutte su YouTube Italia. Oggi sono le 11:06 di sera, ovviamente le 23, e volevo parlarvi di un manga che è stato molto discusso negli ultimi tempi e che ancora viene discusso, e è L'attacco dei giganti. Molti lo considerano un capolavoro e molti lo considerano una merda. Quelli che lo considerano una merda principalmente ce lo considerano per due motivi: la prima l'edizione e la seconda i disegni. Io volevo mostrarvi un nuovo punto di vista riguardo queste due caratteristiche del manga. Infatti, secondo me, nulla è lasciato a caso nell'attacco dei giganti. Infatti, possiamo ritrovare anche nell'edizione, che in tanti dicono che faccia cagare, ma invece secondo me la Panini dietro ci ha fatto un lavoro editoriale perfetto, perché l'edizione dell'attacco dei giganti è la prima cosa che ci porta veramente a capire che cos'è il manga. Infatti, quando noi apriamo l'attacco dei giganti e sentiamo lo scricchiolio del volume, è come se la Panini volesse fare una specie di audiolibro. Infatti, quando noi giriamo una pagina e sentiremo il rumore così, capiremo che è il rumore delle ossa dei protagonisti che si rompono, e proprio percepiremo il dolore che loro provano in quel momento. Mentre invece molte persone dicono che l'edizione sia brutta perché comunque sia relegata di merda e che devi stare attento ad aprirla perché questa si potrebbe rompere sulle tue mani, potrebbero cadere le pagine. E questo secondo me è un tema principale che viene trattato nel manga. Infatti è la precarietà della vita del singolo individuo che è in quel manga. Infatti, se te che lettore fai una cazzata con il volume in mano, te rischi di distruggerlo. È come i protagonisti che, se fanno una singola cazzata all'interno del manga, rischiano di mettere in pericolo la loro vita, come te metti in pericolo la vita del tuo albo. Loro mettono in pericolo la loro vita e quella dei loro compagni ogni volta che tu giri una pagina, rischi di strapparla ogni volta che loro sono su un campo di battaglia, rischiano di morire. E qui l'autore è stato molto bravo proprio a descrivere questa cosa, e la Panini fa un ottimo lavoro editoriale appunto per quello. Mentre invece, se vogliamo parlare dei disegni, molte persone dicono che i protagonisti e non sono tutti quanti uguali, e questo secondo me è una scelta stilistica che Hajime Isayama, l'autore, vuole fare appunto perché vuole far capire che di fronte a un'apocalisse del genere, una catastrofe come questa, non può emergere il singolo eroe, bensì tutti quanti devono unirsi per far sì che i giganti possano venire sconfitti. Infatti non servirà una persona, ma infatti con tutti quanti questi volti uguali e i personaggi che non sono minimamente caratterizzati, tutti quanti assumeranno la stessa importanza all'interno del manga, così che lo spirito di squadra possa emergere su tutti quanti, sul singolo, e così che l'umanità possa sconfiggere la piaga dei giganti. Inoltre, il fatto che i giganti siano fatti così strani, in questa maniera stilistica, secondo me è voluta, perché infatti l'autore vuole far capire tutte quante le inquietudini che ci sono all'interno del genere umano, sia sue che nostre. Infatti i giganti sono disegnati come delle creature orribilanti che mettono paura e che scuotono il lettore e anche l'autore quando era più giovane. Infatti lui era vittima del bullismo. Infatti possiamo vedere come tutte quante le persone nel nostro subconscio abbiamo paura delle persone con un fisico e un petto spropositato e una testa piccolissima. Infatti l'autore era vittima di bullismo e quindi lui magari nelle sue fantasie da giovane poteva vedere questi giganti con questo corpo grandissimo, la testa piccola, che possiamo riscontrare anche nei palestrati. Infatti se noi guardiamo Mister Olympia vedremo che queste persone hanno un fisico grandissimo ma la testa che comunque risulta piccola, e per questo l'autore vuole far capire appunto il bullismo, cioè proprio la denuncia, l'attacco ai giganti al bullismo. Ecco, quindi questo qui era il mio punto di vista sull'attacco dei giganti, e me l'ero anche segnato un attimo in un foglio per non dimenticarle. Ecco, se volete vedere il foglio è questo. E comunque spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete mi piace, ditemi anche voi che cosa ne pensate dell'attacco dei giganti e se pensate che io abbia ragione.
infatti basta criticarlo perché l'edizione della Planet Manga è perfetta e anche i disegni sono bellissimi, anche le prospettive sono fatte veramente bene, anche le prospettive che non c'entrano un cazzo, è veramente un modo che l'autore ha per denunciare la società giapponese, perché infatti lui che realizza queste prospettive fatte male, che anche un bambino elementare potrebbe farle meglio, sta a significare che il fatto che il Giappone con la sua globalizzazione non riesce più a creare i paesaggi piccoli di un villaggio medievale. Infatti il Giappone con questi suoi enormi grattacieli e tutto quanto il caos delle grandi metropoli, gli autori di manga non riescono più appunto per questo a disegnare i piccoli paesaggi rurali che si vedono appunto nell'Attacco dei Giganti. E quindi io con questo ho concluso, spero che anche voi concordiate con me, se vi è piaciuto il video condividetelo e ci vediamo in un prossimo video. Il prossimo sarà un video un po' più serio, un po' più studiato, infatti vorrei fare un focus su ogni volume che ho letto, che forse uscirà entro la fine di questa settimana. Ciao ragazzi!